Bollani, Bakalov, Gergiev, Brunori, Sass, The Producers. Partiranno venerdì 24 luglio le 5 serate del Ravenna Festival in programma al Pavaglione di Lugo. È la seconda edizione del Ravenna Festival nella principale piazza della Bassa Romagna. Saranno 500 i posti disponibili, mentre sarà confermata la diretta streaming per tutti coloro che non potranno assistere alle serate dal vivo. All'interno del calendario, che proseguirà fino al 30 luglio, si inseriscono anche i 3 appuntamenti di Lugo Contemporanea, la rassegna culturale arrivata alla sua 16ª edizione che in questi mesi ha visto la scomparsa di una delle sue anime, Franco Nicola Ranieri. Noi abbiamo voluto fortemente riportare e riproporre il Ravenna Festival anche per questa edizione, che è un'edizione ovviamente segnata da forti complicazioni, ma proprio perché intendiamo sempre di più rivitalizzare il nostro centro attraverso iniziative culturali e musicali, e niente c'è di più importante probabilmente in Italia in questo momento che il Ravenna Festival. Quindi grande orgoglio e grande soddisfazione. Inizieremo con uno dei maggiori esponenti della tradizione cantautoriale italiana, molto amato anche dai giovani, Brunori Sass, che farà una mini tournée quest'anno e presentando il suo ultimo disco Chip, che gli ha però fatto avere l'ultimo più importante premio in Italia per questo genere, che è il premio Tenco, e per passare poi a un nuovo importante progetto di Stefano Bollani, che è dedicato niente poco di meno ai 50 anni di un film iconico degli anni 60, anche del rock, che è Jesus Christ Superstar. Appunto, saranno una serie di variazioni sui temi, sulle grandi canzoni di Andrew Lloyd Webber, di questo grande film. Ecco, poi una presenza estremamente significativa per diverse ragioni. Intanto uno dei più grandi direttori d'orchestra viventi, Valery Gergiev, con l'orchestra del Mariinsky, un'orchestra fantastica, seppure in formato ridotto, ma è già miracoloso che un'orchestra che proviene da San Pietroburgo possa approdare in Italia, a Lugo, al Pavaglione, ed è, credo che sarà la prima orchestra straniera che arrivi in Italia dopo la pandemia, dopo il lockdown, anzi, quindi con un programma bellissimo, con un omaggio all'Italia e in qualche modo indirettamente anche a Lugo, perché c'è l'ouverture della Cenerentola di Rossini. Poi un progetto sulla divulgazione scientifica con un grande filosofo della scienza come Telmo Pievani e musicisti di The Producers, e per concludere è un omaggio a un grande della musica tout court, grande realizzatore di colonne sonore, grande arrangiatore per la canzone italiana e il musicista argentino scomparso 3 anni fa, Luis Bakalov, con uno dei suoi capolavori, con alcuni dei suoi capolavori, come il Concerto Grosso. Ci sarà anche Vittorio De Scalzi dei New Trolls, ma anche le musiche che gli hanno fatto avere il premio Oscar per Il Postino, e con la presenza magnifica di Maria Grazia Cucinotte. Il 28 inizieremo con un duo di fisarmoniche, Antonello Salis e Simone Zanchini. A seguire la proiezione di Orfeo Euridice, il film sull'opera di Gluck, con la direzione teatrale di Romeo Castellucci, che introdurrà la visione del film, e a seguire un dibattito con il musicologo Sandro Cappelletto, che dialogherà appunto con il maestro Castellucci. Il 29 invece avremo in apertura alle 21:30 il concerto di John De Leo con la sua grande Abarasse Orchestra, presenterà in anteprima qua qualche novità, diciamo, e a seguire invece il grandissimo, veramente grandissimo Beppe Barra, che sarà in duo col suo pianista, e siamo veramente molto orgogliosi di averlo in programma. Non è stato semplice, come si diceva prima in conferenza stampa, ma ce l'abbiamo fatta e siamo veramente molto, molto contenti. Edizione inevitabilmente dedicata al ricordo di Franco Ranieri, con un tema particolare. Come tradizione per Lugo Contemporaneo è come sempre un po' provocatorio ed è purtroppo, per evidenti motivi, un tema scelto molti mesi prima da Franco, da Giono, da Monia, e cioè
cioè sulla la morte e la palingenesi, speriamo noi nella palingenesi, è un tema che ha affrontato appunto come abitudine in maniera sempre provocatoria per cercare di riflettere, e quindi un tema particolare era legato a Franco in maniera insomma abbastanza viscerale, cioè quello dell'eutanasia, della dolce morte, che farà parte anche della discussione insieme ad altri risvolti. Bilancio di questa prima parte del festival, viste anche questa novità dello streaming a cui avete accennato anche prima. Il bilancio è senz'altro estremamente positivo, perché intanto non era assolutamente scontato che poi il pubblico, un po' spaventato da questo lungo periodo di lockdown, venisse ai concerti, seppur all'aperto e in totale sicurezza, quindi abbiamo avuto molti, veramente molti sold out, seppure con un numero limitato di posti, ma per ovviare a questo abbiamo pensato appunto di dare la possibilità a un pubblico molto più ampio, quello che non poteva venire a Ravenna, non poteva prendere i biglietti perché appunto i posti erano limitati, attraverso appunto lo streaming, uno streaming di alta qualità sia tecnologica sia nell'ambito del video e dell'audio, appunto, che gratuito, va sottolineato, perché non sempre è così, e con la grande anche collaborazione da parte di molti artisti che normalmente non avrebbero mai consentito. Quindi i dati li divulgheremo, li sapremo nella loro complessità solo a settembre, ma abbiamo già veramente grandi attestazioni, i numeri sono importanti, possiamo dire che sono oltre 72 i paesi nel mondo che insomma si sono collegati ai nostri streaming, quindi qualcosa da cui in qualche modo credo non torneremo, che proseguiremo anche sperando che finisca la pandemia, ma che è un discorso che porteremo avanti.